La procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta sul crollo del viadotto Scorciavacche. Omicidio di Loris Stival, le indagini continuano. Confortante per i commercianti l'inizio dei saldi a Palermo. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è lunedì 5 gennaio. Come avete sentito nei titoli, la Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta sul crollo del viadotto Scorciavacche sulla statale Palermo-Agrigento. In corso le prime verifiche tecniche. La Procura di Termini Imerese, che coordina l'inchiesta sul crollo del viadotto Scorciavacche sulla statale Palermo-Agrigento, avvenuto a pochi giorni dalla sua inaugurazione, ha disposto il sequestro di tutta la documentazione relativa ai lavori. Quanto è accaduto è un fatto molto grave, ha detto il procuratore capo Alfredo Morvillo. Adesso bisogna vedere cosa è successo, ma per ora possiamo soltanto fare delle ipotesi. Il caso è stato rilanciato a livello nazionale anche dal Premier Matteo Renzi, che ieri in un tweet ha chiesto il nome del responsabile. Noi assicuriamo come autorità giudiziaria che la nostra parte di competenza è già in movimento, ha annunciato Renzi. Ci accingiamo al sequestro di tutta la documentazione e faremo degli accertamenti tecnici sul posto con un collegio di esperti che nomineremo a breve. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ma i primi avvisi di garanzia potrebbero partire a breve. La procura indagherà in particolare sui materiali utilizzati dalle ditte che hanno lavorato al lotto delle opere, che riguardano 34 chilometri di asfalto da Bolognetta fino ai pressi di Palermo. Omicidio di Loris Stival, le indagini continuano, nuovo vertice questa mattina in procura a Ragusa per valutare ulteriori iniziative da intraprendere. Nuovo incontro in procura stamattina a Ragusa, la presenza dei vertici della polizia e dei carabinieri per fare il punto sulla situazione e valutare ulteriori iniziative da intraprendere nell'inchiesta sull'omicidio del piccolo Loris Stival, il bambino di 8 anni di Santa Croce Camerina, ucciso il 29 novembre scorso. Due giorni fa la decisione dei giudici del riesame di confermare il carcere per Veronica Panarello, la mamma di Loris, ritenuta l'assassina del bambino. Veronica, in carcere dal 9 dicembre, aveva riposto grandi speranze nella decisione dei giudici, che era convinta l'avrebbero liberata permettendole di star vicino all'altro figlio di 4 anni. Ma i giudici hanno valutato concreti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, non ritenendo opportuno per il momento rimetterla in libertà. Inoltre il suo stato di salute e i precedenti 2 tentativi di suicidio fanno alzare l'allerta nel sistema di sorveglianza nei suoi confronti. Intanto le indagini si concentrano su 3 scenari. La donna ha agito da sola o ha avuto un complice che l'ha aiutata a compiere il delitto o nell'occultare il cadavere. Tutte ipotesi piene di criticità, secondo la difesa, su cui bisognerà indagare a fondo. 31 anni fa veniva ucciso a Catania il giornalista e scrittore Giuseppe Fava, un delitto di mafia commissionato per far tacere una voce libera. Catania oggi ricorda Giuseppe Fava nel 31esimo anniversario del suo omicidio. Il giornalista e scrittore venne ucciso la sera del 5 gennaio 1984 davanti all'ingresso del Teatro Stabile di Catania. Aveva parcheggiato la sua Renault 5 e stava per aprire la portiera quando un killer sparò attraverso il finestrino. 5 proiettili calibro 7,65 lo raggiunsero al collo e alla nuca. Un delitto di mafia commissionato per far tacere una voce libera. A Catania era diventato un giornalista scomodo e attraverso i siciliani, mensile da lui fondato appena un anno prima, nel gennaio dell'83, conduceva numerose scottanti inchieste contro l'intreccio mafia, affari e politica. Per l'uccisione di Giuseppe Fava, la prima corte d'assise di Catania ha condannato il boss Nitto Santapaola e Aldo Ercolano, ritenendoli mandanti, e Marcello D'Agata, Francesco Giammusa e Vincenzo Santapaola come organizzatori ed esecutori dell'omicidio. La corte d'appello di Catania ha poi confermato le condanne all'ergastolo per Nitto Santapaola e Aldo Ercolano, mentre ha assolto D'Agata, Giammuso e Vincenzo Santapaola, che in primo grado erano stati condannati all'ergastolo come esecutori dell'omicidio, sentenza che è stata confermata in Cassazione nel mese di novembre del 2003.
A che serve vivere se non c'è il coraggio di lottare? A dire il vicepresidente della Commissione regionale antimafia Fabrizio Ferrandelli, ricordando il giornalista Pippo Fava, ucciso dalla mafia il 5 gennaio del 1984 a Catania. Mi piace ricordare così Pippo Fava, continua Ferrandelli, con queste sue semplici e potenti parole che racchiudono il senso di una vita, di un impegno. A noi oggi spetta il compito di convincere le nuove generazioni che il coraggio di lottare contro l'illegalità, il malaffare, la cattiva politica per affermare i diritti e le libertà è il modo migliore per dare un senso alle nostre vite e per costruire in Sicilia un domani migliore. Rifiuti, il presidente Crocetta ha firmato la delibera per Bello Lampo, rientrata all'emergenza in 71 comuni. Dopo l'ordinanza firmata dal governatore Rosario Crocetta, che deroga i limiti della discarica palermitana di Bellolampo di circa 500 tonnellate al giorno e definisce anche un piano di turnazione del conferimento dei rifiuti anche a Catania, fino al 20 gennaio i rifiuti prodotti nei 71 comuni del palermitano e dell'agrigentino troveranno collocazione, arginando l'emergenza che si era creata. Da giorni l'ANCI e diversi sindaci del palermitano erano sul piede di guerra. Con un'ordinanza, infatti, la regione aveva sospeso la raccolta dal 31 dicembre fino a domani in 47 comuni dell'Interland perché non vi erano discariche disponibili. Lo stop al conferimento, da domani per altri 7 giorni, avrebbe dovuto riguardare altri 23 comuni dell'Agrigentino, compresa la stessa Agrigento. A Palermo si è riunito nei giorni scorsi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Francesca Cannizzo, per tentare di superare le criticità manifestate in questi giorni. Il piano accoglie le sollecitazioni citazione espressa nel corso della riunione. Nei prossimi giorni, ha detto l'assessore regionale all'energia Vania Contrafatto, saranno predisposte le iniziative alle quali si dovranno conformare i comuni necessari a garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti non più rinviabili. Fermiamo la corruzione in sanità e nella pubblica amministrazione. Il Movimento 5 Stelle dichiara guerra alle mazzette e al malaffare nel settore pubblico. Per farlo si affida al web e chiama a raccolta i cittadini che saranno chiamati a segnalare in forma anonimo, con tanto di nome e cognome, i casi di corruzione di cui sono stati a conoscenza o le pratiche che a loro avviso puzzano di marcio. Lo strumento è già quasi pronto, mancano gli ultimi dettagli e poi sarà a portata di clic di tutti coloro che vorranno contribuire a cercare di arginare un fenomeno che, dicono i deputati di 5 Stelle, sta diventando una slavina che rischia di travolgere i conti pubblici oltre che l'etica. C'è anche Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, fra i 15 cardinali che Papa Francesco nominerà il prossimo 14 febbraio in vista del Concistoro. Le nomine di Papa Bergoglio sono dense di significati, ha scelto i cardinali delle periferie e Monsignor Francesco Montenegro è divenuto un simbolo dell'accoglienza ai migranti che sbarcano a Lampedusa. Ma tutti ricordano anche la presa di posizione forte contro la mafia quando nel 2012 vietò i funerali pubblici di un boss di Siculiana. Originario di Messina, Montenegro ha 69 anni e dopo le dimissioni del cardinale Paolo Romeo per sopraggiunti limiti di età, in molti hanno ipotizzato la successione del prossimo porporato alla guida dell'arcidiocesi di Palermo. Cambiamo argomento, confortante l'inizio dei saldi a Palermo, buona l'affluenza di clienti nei negozi nel primo fine settimana. Via ai saldi invernali a Palermo e nel resto della Sicilia, con una ripresa dello shopping soprattutto nel salotto del capoluogo siciliano e nei centri commerciali. Il numero uno di Federmoda, Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, è fiducioso e dice: l'anticipo dell'inizio dei saldi, che cade nell'ultimo ponte festivo, è stato positivo e anche la giornata di sole ci ha avvantaggiato. Nel pomeriggio si sono formate code di auto strombazzanti in Via Libertà e molti saldisti si sono riversati nelle traverse del centro come la Via Enrico Parisi e anche in Via Roma. Tra le Vie Libertà, Ruggero VII e Piazza Verdi c'erano in giro tante famiglie, giovani che hanno privilegiato soprattutto gli accessori e i capi pesanti, maglie, giubbini, scarpe, in controtendenza con le previsioni fosche delle associazioni dei consumatori. I consumi sembrano ripartire soprattutto nei negozi di grife, ma anche nei monomarca stranieri. Dopo una breve pausa torna il maltempo in Sicilia, vediamo.
Freddo e vento al centro-sud e deboli nevicate a quote collinari su medio Adriatico e regioni meridionali, compreso il nord della Sicilia. Sono queste in sostanza le previsioni meteo per i prossimi giorni. Dal tardo pomeriggio di domenica il tempo è già peggiorato lungo l'Adriatico e al sud, con rovesci sparsi e forte vento di maestrale sulle isole. La nuova settimana, osservano i meteorologi, si è aperta con una nuova fase instabile al centro-sud. Al nord, sul medio Tirreno e in Sardegna, torna il sole, ma saranno giornate più fredde, con minime intorno allo zero e conseguenti gelate. Le massime, dopo i picchi di domenica, perderanno dai 2 ai 6 gradi. Il giorno della Befana sarà ancora ventoso al sud e in Sicilia, ma con tempo in miglioramento, un po' di nuvole tenderanno ad addossarsi alla Sardegna e intorno alla Liguria, mentre altrove prevarrà il sole. Si registreranno, spiegano da meteo.it Centro Epson, i primi rialzi delle temperature che tenderanno ad aumentare nei giorni successivi, grazie ad una progressiva distensione verso l'Italia di aria più mite. Alla Circolo Ufficiale di Palermo è mostra una collezione di telefoni cellulari da Guinness dei primati. Io sono un radioamatore, quindi per me tutto quello che è elettronica e telefonia è il mio pane. Nasce da una semplicissima raccolta di 10 apparecchi, poi 50, poi 100, poi 300, poi 600, ne ho 700 esemplari, tanto che ho realizzato quest'opera che avete visto, che è un'onda telefonica, e rappresenta un po' tutti i vari anni della nostra telefonia mobile, e tanto che le ho appesi, ho fatto questo regalo a Circolo Ufficiali. Sicuramente non sono questi qua appesi, ne ho altri che vi farò vedere, sono i veicolari, i primi in assoluto, anni 80, ed erano i primi, pesavano circa 3-4 kg. La batteria aveva una durata massima di 3 ore. E tanti anni, scambi con altri amatori di questo tipo di collezione, insomma unica direi quasi, a Palermo siamo pochissimi, e così abbiamo scambiato i vari apparecchi telefonici e in tanti anni abbiamo raggiunto appunto sia io che i miei amici, anche loro collezionisti, questo numero spropositato di cellulari. Buttare un cellulare è una cosa complicata perché c'è da smaltire la batteria, cosa che io ho già fatto, infatti in questi cellulari la batteria è stata smaltita e portata ai vari centri di raccolta palermitana, questo è importante perché per il nostro ambiente. Poi la raccolta di questo tipo è una raccolta molto particolare perché oltretutto alcuni di questi cellulari non esistono più, non sono più in commercio, non sono neanche più in produzione, quindi sono diventati anche dei pezzi rari, alcuni sicuramente. Ad Altavilla Milicia la quinta edizione del Presepe Vivente, allestito nei pressi della chiesa di San Giuseppe. Il presepe è visitabile dalle 16.30 fino alle 20.30. Domani, 6 gennaio, i Re Magi partiranno in corteo per raggiungere la Grotta Santa, dove renderanno omaggio con i loro doni a Gesù Bambino. Noi vi lasciamo allo speciale realizzato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Il presepe vivente ad Altavilla Milicia è giunto alla sua quinta edizione. Ne parliamo con gli organizzatori, che sono i responsabili del comitato per i festeggiamenti di San Giuseppe, il signor Totò Pecoraro, che è il presidente, e successivamente con il vicepresidente Andrea Africano. Anche quest'anno, diciamo, il comitato di San Giuseppe ha realizzato, diciamo, il presepio vivente, la quinta edizione del presepio vivente. Purtroppo per motivo di fondi
quasi quasi, non era previsto di ripetere, dicevo, questo presepe vivente. La crisi ha falcidiato un pochettino le risorse e so che anche il comune quest'anno non è stato disponibile a finanziare, a dare, diciamo, una sponsorizzazione. Quindi l'edizione praticamente è stata realizzata con volontariato e con le offerte dei tanti generosi di Altavilla Milice che hanno messo, diciamo, un po' di soldi per poterlo realizzare. E imprenditori ci hanno sponsorizzato per fare questo presepe vivente. Quindi il comitato ringrazia i tanti, pochi, gli altavillesi, commercianti o meno, che con il loro concorso economico hanno consentito questa realizzazione, diciamo, che è una bellissima cosa. Noi ci teniamo tante gli altavillesi. Da non fare perdere. È diventata una tradizione da non disperdere, sì. Anche perché, oltre a ricordare un evento religioso che è importante per la nostra fede, la nascita del bambino Gesù, in un contesto che cerca di riprodurre quelle che sono le condizioni sociali che c'erano allora, quindi le attività che c'erano allora, ma è anche un modo per impegnare, sì, ormai i cittadini, il volontariato altavillese che si presta a realizzare le varie figure. I cittadini ci tengono tanto a fare questo presepe perché per loro ormai è diventata una tradizione e quindi è importante continuare la tradizione. I cittadini ci tengono tanto, ma è anche un modo per animare il paese, sì, diciamo, in un periodo in cui da questo punto di vista un po' soffre. Certo, no? Si vede qualche cosa. Soffre di una carenza di iniziative e di questo dobbiamo prenderne tutti atto. Quindi grazie per quello che avete fatto per il comune di Altavilla Milicia, anche se in termini di volontariato, e speriamo che questa esperienza prosegua negli anni, magari anche con il concorso del comune, che sarebbe importante averlo. Speriamo. Anche speriamo perché con più soldi si riescono a fare, certo, più cose. Diciamo che è stata un'improvvisata questo. Però è stata un'improvvisata, ma direi che non manca niente, non a vedere. Certo. Non manca niente. Il presepe vivente realizzato dal Comitato Cittadino per i festeggiamenti di San Giuseppe si sforza di riprodurre tutte le varie attività umane che erano presenti a Betlemme nell'anno zero, nell'epoca in cui nacque il bambino Gesù, il nostro Salvatore. E quindi, diciamo, con un po' di fantasia e un po' di volontariato, ecco, qui vediamo il ciabattino che ripara, e allora si costruivano anche le scarpe, no? Quindi il ciabattino non solo le riparava, ma anche le realizzava, ecco. E quindi abbiamo il ciabattino, abbiamo qui il vasaio o cretaio, che con tanta laboriosità realizzava delle brocche, dei vasi in argilla, ecco. E devo dire che, insomma, ce la mette tutta e fa anche un buon lavoro. Abbiamo la produzione di pasta fresca, ecco, di biscotti anche, ecco. Non sappiamo se allora i biscotti erano così, però insomma, dobbiamo sempre guardare la cosa con un po' di fantasia. Quindi pasta fresca, biscotti. Qui abbiamo la filatrice o cardatrice, che questa era un'attività sicuramente presente all'epoca in cui nacque Gesù bambino a Betlemme, perché i vestiti venivano filati tramite la lana, cioè cardati, e poi realizzati, diciamo, con i telai, con dei telai rudimentali. La grotta, la santa grotta della famiglia di Nazareth. Naturalmente non abbiamo la mangiatoia, ecco, però con la nostra fantasia possiamo fare tutto. Abbiamo uno splendido bambino che è figlio della coppia che interpreta San Giuseppe alla destra e a sinistra la Vergine Maria, e due angeli in atteggiamento adorante rappresentato da due bellissimi bambini. Qui abbiamo un recinto con delle pecore e un pecoraio che sta accarezzando un agnellino. Bellissimi questi agnellini, teneri davvero. Ecco, abbiamo anche l'asinello, abbiamo anche un esemplare di asinello, e c'è sempre, diciamo, la figura umana che accudisce questi animali. Abbiamo la stiratrice,
che rappresenta, diciamo, la figura di casalinga dell'epoca, intenta a svolgere le proprie attività domestiche. Abbiamo anche l'arrotino che affilava tutti gli attrezzi di taglio che venivano usati, diciamo, all'epoca, naturalmente sia in casa che per le attività professionali. Qui si cerca di riprodurre al meglio le varie attività. Abbiamo due fanciulle che ecco, impastano il pane e poi lo cuociono al forno. Infine la ricamatrice. Abbiamo una ricamatrice che, oltre, diciamo, ad accudire un esercizio commerciale di vendita di attività della terra, di prodotti della terra, offre anche dei deliziosi biscotti ai visitatori del presepe vivente. La presenza delle pecore è un elemento, diciamo, ricorrente e molto consono a quello dei presepi viventi. Qui abbiamo un altro recinto dove ci sono delle pecore, degli agnellini e anche un verro con il pastore che li accudisce. Tutto realizzato, diciamo, in economia e con mezzi rudimentali apprestati con il volontariato. Qui abbiamo la rappresentazione di un attrezzo che veniva chiamato in dialetto siena, che in effetti serviva a diciamo, portare sull'acqua dai pozzi tramite un asinello, un cavallo, un mulo, che facendo girare una ruota dentata produceva praticamente il pescaggio dell'acqua, e quindi l'acqua veniva portata su, utilizzata e poi dopo, in un processo continuo di scendere e risalire, portava tutta l'acqua necessaria sia per l'irrigazione che per gli usi potabili. Qui abbiamo lo spaccalegna. La legna viene spaccata per poter essere utilizzata sia nel forno che per riscaldare le case di allora, che erano molto fredde. Ricordiamoci che siamo in dicembre e quindi un mese, tra l'altro, molto 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 freddo. Qui si produce ricotta e formaggi. Certamente allora l'economia era un'economia prevalentemente agricola e quindi pastorizia, e di conseguenza la produzione dei formaggi, della ricotta e di tutti i prodotti caseari era un'attività certamente presente. Ricordiamoci che l'angelo avvertì i pastori che andarono ad adorare il bambino Gesù. Questo vuol dire che la pastorizia era un'attività molto diffusa all'epoca. Naturalmente i formaggi che vengono fatti qui vengono offerti in degustazione gratuita, sempre tramite il comitato, che ha fatto un ottimo lavoro, a tutti i visitatori del presepe vivente. Abbiamo il fabbro. Il fabbro che sta lavorando delle lame all'incudine. Abbiamo la mola, la molitrice, insomma, è un apparecchio che serve tramite trazione animale per molire le olive o l'uva o tutto quello che, o la farina o tutto quello che serve per essere poi consumato. Ecco, qui si produceva prevalentemente l'olio, una mola per olio questo soprattutto. Ecco, quindi abbiamo passato in rassegna la moltitudine delle attività rappresentate nel presepe vivente di Altavilla Milicia. Ecco, queste attività si svolgono sin da Natale, dal giorno di Natale direi, no? Sin dal giorno di Natale, e proseguiranno sino al giorno dell'Epifania, giorno in cui ci sarà la rappresentazione dei magi che vengono ad adorare il bambino Gesù. Il giorno dell'Epifania si conclude questa esperienza, che come abbiamo detto è giunta alla sua quinta edizione, e speriamo che si ripeta negli anni, magari anche con un aiuto economico da parte degli enti pubblici che sono preposti anche a sostenere queste attività.
l'invito a tutti è di venire, perché è veramente un'esperienza piacevole ed entusiasmante, e in qualche maniera, cioè, aiuta anche a ricordare quello che effettivamente si svolse oltre 2000 anni fa. Invito pressante a venire e a sostenere queste iniziative, e grazie all'entusiasmo degli organizzatori, lo ricordo, il Comitato Civico San Giuseppe, che cura i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, che da oltre 5 anni organizza questa meravigliosa iniziativa.